Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata parleremo di un classico topic letterario, la gestione dell'infodump. Dunque, ogni aspirante scrittore, scrittore in erba, autodidatta di scrittura creativa, corsista di scrittura creativa, scrittore navigato, scrittore d'insuccesso o scrittore di successo ha a che fare con l'infodump, tranne gli scrittori in parte del fantasy, i quali in genere costruiscono mondi di fantasia oppure di fantascienza lontana, con, diciamo, fabule non coerenti, in quanto poi spuntano artifici narrativi, un po', scusatemi la parola, a cazzo di cane, che tramite l'artificio della magia oppure della tecnologia black box si risolvono situazioni impossibili. Vi invito, se non l'avete fatto, a dare una sbirciata al breve podcast Come fare world building in scrittura creativa. Quindi l'infodump serve per dare informazioni al lettore, serve per far procedere la trama. Vi serve infodump per descrivere l'ambiente ed il mondo di fantasia che avete costruito nelle variabili libere o date con cui avete a che fare, a seconda che abbiate costruito fantascienza lontana o fantasy, oppure nel secondo caso, quindi con variabili date della climate fiction. Mi serve infodump per illustrare il proscenio di prossimità, nello spazio, nel tempo, di un plot of action. Insomma, mi serve infodump per far procedere la favola. In fantascienza classica, in stile Amazing Stories, c'era sempre una o più leggi fisiche, o qualsiasi altra cosa abbiate scelto come motore della favola, che in modo inesorabile dava il clock, ossia il timing della favola, facendo procedere in avanti il proscenio, e dove saldi e rigidi rapporti di causa ed effetto, oppure di azione e reazione, definivano il proscenio vicino e lontano in cui i protagonisti della vostra favola agivano in coerenza con la situazione data. Il problema per un autore è quindi come propinare gli spiegoni al lettore senza che il lettore s'annoi nella lettura dello spiegone. La cultura dell'emozione, quindi cuore e pancia, sovrastano la cultura della logica, la mente. Per cui oggi va di moda lo show don't tell. Un tempo non era così. Nelle opere di Amazing Stories del passato si trovano spesso chilometri, tonnellate di spiegoni. Ed era cosa normale infilarli nella favola, usando la classica voce narrante neutra del narratore che compariva a spiegare o sintetizzare seguendo la logica del motore della favola, la mutazione del proscenio in cui appunto i protagonisti o comparse agivano nella favola. Oggi si preferisce la tecnica dello show piuttosto che quella del tell, quindi ad esempio, poniamo che abbiate scelto un processo di desertificazione come legge fisica che fa da motore della favola. Piuttosto che spiegare un processo di desertificazione che avanza, propinando solo con una voce narrante neutra, come avrebbe fatto Amazing Stories, la tecnica dello show obbliga di sopprimere la voce narrante neutra e trasformarla in altro modo. Quindi, uno, potreste costruire una sequenza della favola in cui nel proscenio domina la desertificazione. Calatevi i protagonisti oppure delle comparse che con semplici dialoghi oppure azioni oppure circostanze o con l'emersione di fatti mostrino la desertificazione e gli effetti della desertificazione. Oppure due, potreste usare l'artificio di radio, giornali, telefono, televisioni, web, immagini satellitari, dati climatici a video, quant'altro vi pare. Con ogni dispositivo di informazione che al posto della voce neutra narrante del narratore, questo artificio letterario esterno, interno alla favola, che però non è la voce narrante del narratore, diciamo, che compaia in modo diretto, lo strumento appunto, quindi la radio, il giornale, la televisione, il web, immagini satellitari, dati climatici a video,
accennino appunto al processo di desertificazione, in cui poi protagonisti o comparse rimarchino oppure facciano emergere altri aspetti degli effetti della desertificazione. 3. Descrivete brevemente il proscenio, ambienti o macchinari, insomma il contesto in cui è in divenire, sotto la forza del cambiamento che in modo inesorabile procede per la sua strada. 4. Lo show don't tell, a mio avviso, calato dentro un'opera di climate fiction, è di fatto la tecnica aziendale dei future personas. Obiettivi, gesti, azioni, dispositivi e mezzi interagiscono con la persona del futuro, entrambi immersi dentro un ambiente futuro che è immaginato in modo coerente con le previsioni e le informazioni scientifiche oggi già note, ad esempio sugli impatti del cambiamento climatico. 5. Plot di personaggi quanto i plot di pensieri sono altri strumenti che potrete usare per impastare infodump e far procedere la favola. Adesso vediamo alcuni casi specifici. Il teschio, il problema con le bolle di Philip Dick. Ecco, Dick usa i dialoghi tra i personaggi e descrizioni e brevi interazioni tra i personaggi per illustrare gli ambienti in cui agiscono i protagonisti. In pezzo da esposizione Dick usa prevalentemente le descrizioni per illustrare gli ambienti in cui agisce il protagonista, facendo esplicito riferimento a luoghi geografici specifici identificati in un preciso momento storico, quindi attingendo alla memoria collettiva del presente di cui un lettore è dotato. Se non siete, diciamo, degli americani, vi dovete andare a, diciamo, a documentare a parte, perché Dick non lo fa, essendo i racconti, diciamo, targetizzati per un popolo, il popolo americano, questo, diciamo, pezzo di questo racconto, pezzo da esposizione, oppure ve li dovete immaginare un po' così, in relazione alla memoria collettiva del periodo storico in cui Dick parla del pezzo da esposizione. Invece in Progenie e in Mercato Segregato, Dick quanto in Autore Preminente, ecco, Philip Dick usa descrizioni meticolose e dialoghi dei protagonisti. Oppure in Mercato Segregato la voce del narratore fuori campo compare temporaneamente per illustrare la situazione, oppure plot di pensieri contribuiscono a disegnare l'ambiente insieme, diciamo, ai dialoghi. Matheson, in Fratello di una macchina, usa interamente il plot di pensieri, lasciando che tra le righe il lettore comprenda la necessità del raffreddamento del robot, intuendo il messaggio d'errore che balena nella mente del robot come un'idea così improvvisa calata dall'alto. Sempre Matheson, in Discesa, usa il plot di personaggi per descrivere il proscenio e lo scorrere del tempo, quindi, e anche di, ovviamente, i relativi dialoghi. E questo permette a Matheson, diciamo, di descrivere il relativo ambiente, che poi comporterà la necessità temporale di recarsi ai rifugi la mattina successiva. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.